Luciano Ciocchetti, oggi anche lei a Formia, questa mattina c'è stata una protesta dei dipendenti Cotral qui al Molo Vespucci proprio per le condizioni in cui versa il capolinea. Lei peraltro è candidato alle elezioni europee, pensa che come dire, l'ingresso al Parlamento europeo possa contribuire a risolvere situazioni sui trasporti locali e nazionali come quella di Formia? Beh, credo che questo non ci sarebbe bisogno del Parlamento europeo per risolvere una cosa che oggettivamente dovrebbe essere risolta in un accordo tra il Cotral e la Regione Lazio e il Comune di Formia. Il Parlamento europeo deve cercare di lavorare per portare contributi sul territorio che consentano di valorizzare una serie di settori particolarmente importanti in questa provincia e in questo territorio. Penso al mare, la valorizzazione di tutto quello che è il mare, penso alle infrastrutture di trasporto e di mobilità, penso a tutto quello che in qualche modo riguarda il sostegno alle imprese, al sistema imprenditoriale che purtroppo vive una condizione di grandissima difficoltà e quindi dobbiamo cercare di fare in modo che siano elette persone che siano in grado di rappresentare gli interessi del territorio dentro il Parlamento europeo. Oggi i comuni, le regioni hanno poche risorse a disposizione, mentre in Europa ci sono molte risorse, non dobbiamo lasciarle lì, ma le dobbiamo portare sul territorio a beneficio dei cittadini e delle imprese. Ecco, lei ha vissuto l'esperienza in regione durante l'amministrazione Polverini. Quale pensa che sia il ruolo della regione nella risoluzione del trasporto locale? Soprattutto il Basso Lazio è vessato da una circolazione completamente congestionata. Beh, penso che la regione potrebbe fare molto. Innanzitutto andrebbe fatto un piano di intermodalità, cioè di scambio tra ferro, gomma e parcheggi. Cioè quindi un meccanismo di intermodalità che consenta ai cittadini di poter lasciare la macchina, di poter utilizzare il treno, di poter prendere la gomma e di potersi muovere in maniera decente. È chiaro che qui c'è un problema anche di arterie che debbono essere sistemate, c'è un problema di rapporto con le ferrovie dello Stato per il potenziamento delle ferrovie cosiddette regionali, che appunto vengono utilizzate dai pendolari e che non debbono diventare un trasporto sempre di più di serie Z o di serie insomma, inferiore, ma debbono avere la stessa dignità di quello che in qualche modo negli ultimi anni ha avuto l'alta velocità. Quindi la regione dovrebbe avere la capacità di alzare il tono nei confronti delle ferrovie dello Stato, purtroppo invece è assolutamente diciamo succube di tutte le scelte sbagliate che Ferrovie dello Stato porta avanti. E poi bisognerebbe fare questo finalmente questo lavoro, soprattutto verso il sud della Regione Lazio, di potenziamento dell'infrastruttura viaria che è assolutamente insufficiente e che da anni, con il discorso prima della Roma Latina, poi del corridoio tirrenico-meridionale, deve in qualche modo dare una risposta, quindi io spero che partano i cantieri e che poi ci sia anche una risposta da Latina in giù, perché non basta solo risolvere il collegamento Roma-Latina, ma c'è bisogno anche di risolvere il problema da Latina fino diciamo a Formia, a Scauri, a Minturno, a tutti i comuni che arrivano fino al confine con la Regione Lazio. Come lei ben sa, di soldi ce ne sono pochi, quindi le opere faraoniche tipo Pedemontana Littorina o Pedemontana Leggenda sono rimaste un sogno e probabilmente rimarranno tali. Cosa pensa si può fare anche con l'aiuto dell'Europa una volta che lei Io dovesse penso riuscire ad che entrare? bisogna mettere insieme finanza di progetto, soprattutto sul trasporto su ferro. È possibile fare col costo del biglietto normale, con una gestione privata, è possibile organizzare e far funzionare mezzi di trasporto su ferro, come avviene in tutta Europa, come avviene a Parigi, come avviene in altre grandi aree metropolitane europee. Perché non è detto che i servizi pubblici debbano per forza essere gestiti o realizzati al 100% da parte soltanto del pubblico. Noi potremmo fare davvero un grande passo in avanti da questo punto di vista e poi è possibile perché oggi ci sono programmi europei che consentono di fare investimenti sul trasporto pubblico, in particolare quello non inquinante,
e quindi il trasporto pubblico su ferro, nel piano Horizon 2014-2020 c'è la possibilità di poter presentare progetti per finanziare trasporto ecosostenibile. Quindi si tratta di mettere in campo, come dicevo prima, avere in Parlamento europeo e in Europa parlamentari italiani che si interessino dei problemi del territorio e poi qui avere dei tecnici che aiutino le amministrazioni comunali, aiutino le imprese, aiutino i professionisti a presentare progetti coerenti con i programmi europei e poter portare quindi finanziamenti concreti sul territorio. Io penso che un'unione tra imprenditoria locale, possibilità di finanziamenti che vengono appunto da finanza di progetto e contributi europei possono davvero, con progetti seri e non con progetti faraonici, poter portare un miglioramento notevole, soprattutto per quanto riguarda il trasporto su ferro.